già in pace e in tranquillità. Guarda Gian Pietro, la mia ansia non è sul cambiamento del mondo perché io già vivo nel futuro, so già tutto quello che succederà, quindi per me già esiste. La mia ansia è strappare anime al demonio e risvegliarle. E poi c'ho questa grande passione che dopo 30 anni non solo non si spegne, ma brucia sempre di più. Quindi è un'ansia verso i miei simili che io vorrei che tutti. Però so anche che è impossibile perché le resistenze, le difficoltà, le paure sono molte, soprattutto nelle persone più adulte. Ma in questi ultimi anni, Gian Pietro, tanti giovani come Andrea hanno sto fuoco che rivolterebbero il pianeta come un calzino. Beh, se la godranno tutta perché gli extraterrestri veramente lo rivolteranno come un calzino il pianeta. Ci sarà un riequilibrio. Delle anime, ognuno deve andare al suo posto, quindi le belve feroci assassine devono stare in pianeti dove ci sono belve feroci assassine. Non so se hai visto il film Pandora e Avatar. Ecco, togliete i navi, ecco, i mondi così, politici, banchieri, li mandano lì. E poi, siccome verranno sbranati nel giro di 5-6 minuti, poi si reincarneranno in quelle bestie e riprenderanno la via dell'evoluzione.